Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni ai documenti predisposti dalla Giunta regionale che concretizzano la manovra di bilancio 2014. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La legge finanziaria, il collegato e il bilancio di previsione della Regione Umbria sono stati approvati a maggioranza dall'aula di Palazzo Cesaroni. Le risorse disponibili per il 2014 ammontano a 2 miliardi e 570 milioni di euro al netto delle partite di giro e delle operazioni straordinarie. Oltre alle spese per il personale e per il funzionamento dell'ente, ridotte complessivamente di 14 milioni di euro, le principali voci del bilancio sono la protezione sociosanitaria, economia, industria, turismo e commercio, trasporti, viabilità e infrastrutture, edilizia, opere pubbliche e ambiente e relazioni istituzionali. Le linee fondamentali della manovra riguardano interventi per l'emergenza casa, la non autosufficienza, l'esenzione del bollo alle auto ibride, la riduzione dell'aliquota IRAP alle cooperative sociali, i fondi per la ricostruzione, la sicurezza stradale, l'interpretazione delle norme sui piani regolatori comunali e ancora lo slittamento dei termini per la redazione dei testi unici e degli obiettivi della raccolta differenziata, l'eliminazione della procedura di sospensione dell'attività estrattiva in caso di mancato pagamento del tributo ambientale. I documenti sono stati modificati con l'approvazione di vari emendamenti proposti dalla Giunta in merito all'incremento dei fondi per la legge sul commercio equo, alla moratoria di 2 anni sui versamenti dovuti per le attività estrattive e di prelievo delle acque minerali, alla ridefinizione dei termini per la presentazione del testo unico per la sanità, alla stabilizzazione del personale precario e allo slittamento dei termini per il raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative ha presentato e fatto distribuire ai consiglieri regionali il documento con il quale i presidenti degli esecutivi e delle assemblee legislative di regioni e delle province autonome esprimono valutazioni e indicazioni sul testo di riforma del Senato e del titolo V della Costituzione proposto dal Governo. Nel documento si valuta positivamente la scelta di trattare in un unico contesto di riforma la trasformazione del Senato e la riscrittura del titolo V e si ribadisce la necessità di definire nuovi assetti e nuove competenze che garantiscano l'effettiva partecipazione dei territori alla legislazione nazionale, attraverso anche una ridefinizione di competenze tra Stato e Regioni. Una rappresentanza dei lavoratori della Perugina ha discusso della situazione lavorativa della storica azienda con i membri della seconda commissione consiliare. Il servizio di Alberto Scattolini. Dai buoni propositi espressi da Nestlé nel 2013 si è passati, in questo anno, a parlare di cose molto diverse, fino alla previsione di 180 esuberi da risolvere con la cassa integrazione al 60% e la preoccupazione è che in prospettiva la stagionalità venga estremizzata. Si va incontro ad una Perugina diversa da quella del passato, che ha sempre garantito il posto di lavoro. Gli esuberi stanno diventando strutturali e per questo è importante che l'avvertenza venga seguita da vicino dalle istituzioni. Di fatto, nell'azienda starebbe scomparendo la figura del full time a 40 ore, attualmente sono 610 i lavoratori, lasciando il posto a un part time a 30 ore, attualmente sono 264. Questo quanto emerso in seconda commissione dagli interventi di alcuni rappresentanti dei lavoratori della Perugina Nestlé. Le loro preoccupazioni sono state fatte proprie dalla Presidente e dai commissari dell'organismo di Palazzo Cesaroni. L'impegno è quello di approfondire la questione con la Giunta regionale e, viste le dimensioni economiche e sociali dell'avvertenza, la Commissione auspica che la vicenda possa arrivare a breve sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. La Giunta ha adottato le linee guida del piano regionale dei trasporti, lo ha annunciato l'assessore alla mobilità, ascoltato dal Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale. L'assessore regionale alla mobilità, durante un'audizione presso il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, ha annunciato che la Giunta ha approvato le linee progettuali del Piano regionale trasporti. Si tratta, secondo l'assessore, di un passaggio importante, grazie al quale si può aprire la discussione per arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione del provvedimento. Il piano regionale trasporti è impostato su tre dimensioni: i collegamenti internazionali, quelli extraregionali e quelli interni alla regione. Per ognuno di questi tre elementi della strategia della mobilità regionale vengono definiti gli obiettivi che l'Umbria vuole raggiungere nelle varie modalità di trasporto infrastrutturale, aerea, ferroviaria e viaria. La dimensione regionale ovviamente è quella più legata all'offerta dei servizi pubblici da offrire ai cittadini ed è la parte che si collega al piano di bacino, sul quale si sta lavorando in parallelo e che verrà presentato insieme al piano dei trasporti. L'obiettivo principale dell'amministrazione è quello di incrociare la nuova domanda di mobilità per dare risposte ai bisogni che stanno emergendo, puntando sulla massima sinergia per una gestione il più possibile integrata dei trasporti all'interno del bacino unico regionale. La legge regionale sulla istituzione nelle aziende sanitarie locali umbre del servizio di assistenza odontoiatrica, protesica e ortesica non ha prodotto risultati. È quanto è emerso in terza commissione con l'audizione del dottor Gianni Giovannini della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale sullo stato di attuazione della legge 7 del 2008. L'intento della legge è quello di offrire nel servizio pubblico o attraverso privati convenzionati prestazioni odontoiatriche e protesi a prezzi contenuti. La novità poteva essere costituita dall'ingresso dei dentisti privati in convenzione, ma la difficoltà di coprire i costi ha scoraggiato i professionisti dell'odontoiatria. Nella relazione presentata in commissione contenente i dati fino al 2012 emerge che oltre ai 12 distretti sanitari umbri dove l'assistenza odontoiatrica era già prevista, solo 2 studi dentistici nel Perugino hanno fatto domanda per essere accreditati. In precedenza la terza commissione aveva avviato l'istruttoria per una proposta di legge contenente norme contro discriminazioni e violenze determinate dall'orientamento sessuale. Favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere con interventi in materia di istruzione, formazione professionale, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese, formazione del personale regionale, sanità e assistenza, attività culturali e servizi, contrasto alla discriminazione e alla violenza. Questi sono gli obiettivi della proposta di legge firmata da 3 consiglieri regionali del Partito Democratico, presentata ai membri della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Tra gli interventi auspicati ci sono promuovere la protezione, l'accoglienza, il sostegno e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione o di violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, istituire un osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, monitorare e rilevare attraverso il Corecom nei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché nei messaggi commerciali e pubblicitari, eventuali messaggi discriminatori nei confronti di alcuni orientamenti sessuali o dell'identità di genere della persona. Le norme proposte intendono mettere la Regione Umbria nella condizione di integrare e completare una trama legislativa già definita dal legislatore nazionale, dall'Unione Europea e da importanti convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Prima di salutarvi, un servizio realizzato nella sede dell'Assemblea Legislativa, cioè Palazzo Cesaroni, questa volta però dal punto di vista storico e artistico. Palazzo Cesaroni è la sede dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Fu fatto costruire fra il 1898 e il 1903 dal ricco imprenditore Ferdinando Cesaroni su progetto dell'architetto Guglielmo Calderini. Per la costruzione del palazzo furono utilizzate pietre locali e manufatti in cotto, come si può vedere nel cornicione scultoreo del sottotetto e nella loggetta sovrastante. Entrando ci si trova subito di fronte all'aula consiliare. Fu realizzata nel 1977, quando Palazzo Cesaroni divenne la sede del Consiglio della Regione Umbria, in quello che era l'originario cortile interno. Qui si apre il grande scalone con le sue decorazioni leggere e luminose, arricchite da motivi floreali e culminanti in una volta. Il lucernario è ornato da gruppi di figure femminili che simboleggiano le arti della musica, danza, poesia e canto. Negli angoli, in un leggiadro e ritmato stile liberty, sono rappresentate l'agricoltura, l'architettura, il commercio e l'industria. Nel grande salone del piano nobile, oggi noto come Sala Brugnoli proprio dal nome del suo decoratore, spicca la danza delle ore, una danza di fanciulle avvolte in leggeri veli colorati. Ad esse si affianca la corsa dei cavalli, che simbolizza la fuga del tempo. Nei 12 ovali al di sotto della volta sono raffigurati altrettanti segni zodiacali. Gli arazzi e le figure femminili che ornano gli specchi sono invece opera di Domenico Bruschi. Altri spazi architettonici sono arricchiti da tempere e stucchi preziosi, come i corridoi e le sale del quarto piano. Dall'elegante torrino che completa Palazzo Cesaroni si può scoprire tutta la città di Perugia e godere di un vasto panorama. Per saperne di più, basta digitare consiglio.regione.umbria.it. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive locali di tutta la regione e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.